Ci siamo? Fantastico! Guarda, sì! Allora! Bella! Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo stream tra gli Streamions. Tra Among, in me in realtà. Among. No, Among Us la prossima volta. No, esatto. Oggi adesso Isaac. Siamo qui di nuovo con Binding of Isaac. Oh! Esatto. Allora. Io sono Julius. Bravo. Grazie, gentilissimo. E sono il Siano. Il Siano. L'unico e irripetibile Siano. Ho messo tutto schermo. E io adesso metto a tutto Streamions. Bene, bene, bravo. Ti piace? No, però... Pazienza. Su, faremo piacere. Comunque, allora, dove eravamo rimasti? Anzi, dove era rimasto la volta precedente? Dove a un certo rimasto? Punto io mi sono dovuto dare anche causa copripuomo. Come streak a zero per via della debacle degli ultimi secondi contro Satana, in realtà, perché abbiamo rincontrato Satana un'altra volta. Ah, bene, ottimo. No, perché ci ha ammazzato di botte. Ah, me la sono persa l'ultima parte perché sono crollato a un certo punto. Mi sono messo a seguirti anch'io perché crede, effettivamente... Crede. Però ho fatto badaboom sul divano. Però... Abbiamo portato intanto a termine Judas. Ottimo. Questo è bene. E Eve. E Eve pure. E Eve, sì. Ottimo. E Sansone. Pure Sansone. Ho fatto un po' di roba, sì. Mi sono portato avanti col lavoro l'altra volta. Fantastico. E quindi adesso che cosa ci resta? Ben tre... Quindi ci resta Azazel, che è il personaggio più forte del gioco. Diciamo è un po' la easy mode in un certo senso del gioco. Ma un cuore solo. In realtà ha tre cuori neri, non ha cuori rossi. Ah! Per questo che segna numero uno. È un gran bastardone. Sì, diciamo che il suo unico punto di debolezza è che finché non prendi un HP up non puoi avere cuori rossi, perché ovviamente non hai container, per cui questo è un punto di debolezza, ma a parte con un... un attacco con un della Madonna, sì, tanto per cominciare, sì, cioè, lo vedo con un lì. Brimstone, esatto, che è uno dei tipi di attacco più potenti che esistano all'interno di Binding of Isaac, anche se è un po' nerfato, poi lo vedremo. Vola pure, mi hai detto, no? E vola, bravo. Sarebbe la presentazione di chi è Azazel? È un demone, Azazel. È la parte, diciamo, cattiva di Isaac, i peccati. La parte corrotta. Parte, sì, corrotta. Quella che la madre voleva estirpare, esatto, con forza. Esattamente. E infatti poi la... E poi eccola qui. L'ha scannato. Vabbè. Bene, dopodiché... E poi c'è Eden, va bene, Eden, che dobbiamo fare. Ma anche due personaggi che abbiamo sbloccato, cioè Magdalene e Cain. Caino. E niente, poi ricominciamo con Judas. Quindi io direi... Quattro cuori Magdalene. Sì, Magdalene è celle in difesa. Un tankone. È un tank. E c'ha Yam Heart, che è un oggetto attivo che ogni quattro cariche... ti permette di recuperare un mezzo cuore di salute. Che è buonissimo, soprattutto nei piani avanzati. Ma stai scherzando? Cioè, nel senso, ogni due secondi quando ti serve, magari. Ma le cariche si fanno ogni stanza? Si fanno a ogni stanza, si possono ottenere tramite le pile, quelle che sì, troppi per giusto. Terra, le batterie. E si possono avere più cariche facendo determinate stanze speciali a wave. Per esempio, o la boss rush, quella che sta a 20 minuti. Ma non l'abbiamo ancora sbloccata. Ok. Mi pare di no, almeno. Oppure le sfide, le stanze sfida, che hanno tre wave. Giusto. E quindi valgono per tre stack. Quando le... Ottimo, quindi non è tanto l'entrare in una stanza, quanto entrare in una stanza che devi completare fondamentalmente. Esatto. Ogni ondata è una ricarica. Esatto, ogni ondata è una ricarica. Infatti esistono anche alcune stanze che non hanno nemici e per quel motivo non ti ricaricano effettivamente l'oggetto. Bene. Allora direi, possiamo cominciare la nostra air trash. Quante ce ne mancano? Allora, morto 6 volte. Sì, vabbè, 6 volte è tanto, mi sembra di meno. Ah, sicuramente sono meno di tutte le volte in cui sono morto io su Bloodborne, poco ma sicuro. Beh, oddio. Dici, per paragonare le mie morti a Bloodborne, è un po' diverso in realtà. Molto di più di The Binding of Isaac, insomma, voglio dire. Siamo in 5, ciao a tutti ragazzi. Un po' di gente, ciao ragazzi. Ciao bellissimi. Monkills, non mi ricordo se quelle uccisioni valgono come... Lo facciamo prima così. Scusami, sono un po' scemo. Uno. Due. Tre. Quattro. Perché? Cinque. Cinque su 11. Siamo a metà, ragazzi. Perfetto, allora partiamo immediatamente con Iniziamo a sgommare un po' perché altrimenti qua non finiamo mai. E si sta... Oh, che bello questo sfondo così. Partito, guarda che bella chioma bionda che vorrei, ha questo personaggio. Eccolo qua. Attenzione, vorrei far notare un fatto. Quanto che, sei sexy, che può siano. Sembrare... Stupido sexy siano. Dicevi? Vorrei evidenziare un fatto che può sembrare secondario, ma è importantissimo in realtà.
cioè che abbiamo 0.85 di velocità, dove 1 è il parametro base, quindi andiamo... Siamo più lenti. Sì, siamo di un 15% più lenti. Una merda d'oro. E non è poco. Una merdoro. Merdoro. Una golden merd. No, aspetta, non è esattamente così. Oppure sì, in realtà. È proprio come sembra. Va bene, allora... Cerchiamo di fare un po' di... mamma mia. Di pulizia. Insomma, di queste stanze un po' fastidiose. Tanto comunque muoversi... Sono sempre questo tipo di nemici per il momento, per cui... Beh, nei primi piani il pool dei nemici è abbastanza ridotto. Poi alcune cose nuove le incontreremo. Sto cercando di inquadrarle queste teste. Sono severed head. Teste mozzate. Punto. Sì. Sono teste mozzate... C'è anche il bestiario in realtà che ci dovrebbe dare più info. Sì, e l'hanno aggiunto nell'ultimo DLC. Ma dai, ma è una presa per il culo. Sì, esatto. La doppia bomba però lì. Deve avere una bomba per prenderne una. Per in prendere più. Due bombe, figo. Esatto. Bene. Occhio. Vabbè, occhio. Ci abbiamo quattro cuori, voglio dire. Occhio, beh, sì, ne ha uno solo in effetti lui. Ma porca puttana, piano. Occhio che si rigenera, te lo meriteresti dopo sta battuta. Comunque, che cazzo? Ma che palle! E ovviamente... continua a non droppare consumabili, è soltanto schifezze imprendibili. E neanche, cioè, bombe, qualcosa, no. No. Sì. Ah, lì ci sono degli sfinteri moscali. Ok. No, è una troll bomb, che cacchio. Che palle, vabbè. Fai... Mi sa che questo Sid fa un po' cagare. Fatti cioè... un po' di giri, non lo so, magari qualcosa sicuramente sì, trovi. Devo andare nella treasure room, per forza di cose. Ma per forza, stai scherzando, cioè nel senso, arrivi direttamente alla stanza del boss senza treasure room. Con lei mi andrebbe pure bene trovare anche un oggetto che mi dà solo velocità. Sì, infatti. Quindi non è che ho pretese altissime. La, la golden merda sta sempre lì. Occhio. Oh, ehi. Che cos'è? Uja board. È un oggetto interessante, in realtà non fortissimo, ma... Oh, bombe! Questo ci piace... Che cazzo di problemi ha questo personaggio? Allora, praticamente noi possiamo sparare oltre, come puoi vedere, alle rocce. Mm-hmm. E niente, praticamente questo è quello che fa. Spara oltre le rocce, così, ok. Ah, wow! È traboccata questa. Allora, prenditi io... quelle questo bombe, si va? Chiama investimento. Isaac ti insegna la finanza. È vero, impara la finanza con The Binding of Isaac. Usa una bomba per guadagnare per averne due. E un ragnetto. E se risparmi potrai trovare premi più grandi nei piani successivi. Tipo altre due bombe. Capito, sì? Va bene. Bene, direi che si può andare. Mi pare di aver mostro. Visto anche una Tinted Rock prima, però adesso non mostro so. Che carino, tra l'altro, si era messo in posizione tale che quelle due, che quei due corpicini lì sembravano le tue due manine all'inizio. Oh, che carino. Mamma mia, comunque veramente, io sto notando come si è deformato il tuo senso della bruttezza dopo soli quattro episodi, sì. Vabbè, ma dopo una certa uno deve anche farci l'abitudine. Ti ci abitui? Sto cercando di capire che cosa... Ma in realtà sono che nerissimi amici di Isaac. In realtà, perché come abbiamo detto è uno schifo che poveraccio c'ha la tisi sicuramente, c'ha la tubercolosi perché... Ma a me pare che abbia anche il labbro leporino un po', eh. Appunto, quindi che cosa può, che cos'è? Sto cercando davvero di capirlo. Io non lo so, sinceramente. Cioè, io mi sono... ho smesso di domandarmi ste cose. Vabbè, ma io invece sono praticamente all'inizio. No, è giusto, Voglio dire. Non so se ci sia una vera e propria lore, perché molte cose in The Binding of Isaac in realtà sono prese per... Oh, un XP. Che cos'è? Ah. Pane ammuffito. Sì, ok. 5 cuori non li avevo mai visti in vita mia fino adesso. In realtà sì, perché per sbloccare lei ne abbiamo presi 7 una volta. Wow. Eh sì. Comunque, l'ho sbloccata quando stavo giocando con Samson, no? Se non ricordo male. Tu non c'eri più già. Ah no? No. Già mi ero dato così? Ti eri dato, sì. E va bene. Ok, andiamo avanti. Ok, non abbiamo chiavi, giustamente, perché questo gioco ci ha dato così poco finora che... Però
adesso abbiamo una marea di bombe. Chissà che cosa ci dovremmo mai fare con 5 bombe. O no? Perché con tutti quei cuori che ci vuoi fare? Vabbè, non stiamo qua a sindacare troppo, perché poi rischiamo di avere delle brutte... Delle bombe. Delle bombe? Delle brutbe. Cosa? Pillola pubertà. Puberty, guarda che bellezza. Ah. Che cosa farebbe puberty? Ricordamelo. È un po' una pillola troll in realtà, perché non ha effetti. A meno che tu non la attivi in una run, quindi non per forza in un piano, ma in una run per... Ah, giusto, posso fare questo. Ah, è vero, c'ho Ouija board. Ah, me lo dimenticavo. Trapassi le pietre. Eh sì. Un mezzo cuore. Bene. Insomma, se l'attivi 5 volte in una run, ti fa diventare adult, che è una trasformazione che ti dà un HP up e basta. Cioè, quindi è una mezza trollata in realtà, però... Vabbè, è semi positiva, soltanto che in genere la trasformazione arriva molto molto tardi ed è messaggio subliminale ottenere. Diventare adulti non fa così schifo. Forse. Beh, Isaac non è arrivato a... Isaac non diventerà mai e quello è il problema. No, la mamma lo ammazza prima. O si ammazza prima da solo in realtà. Non diamo, continuiamo a illudere il povero Isaac, che in realtà la colpa sia del mondo e non sua. Giusto. Questo è crudele, però, in effetti. Sì, molto. Si è rigenerato lo stronzo. L'ho visto, 2 volte si è rigenerato. Vai con le bombette. E mori. Carne schifica, doppio cuore. Boom. Cioè, io davvero rimango... Basito. Non basito di più, cioè, nel senso, tutti sti cuori così... E non puoi usare. Ma che bello, io rimango gli abomini. Ma Isaac è famoso per il fatto che ti dà le risorse che non ti servono. Io penso che sia anche un po' fatta apposta sto punto. Mamma mia, lo sbratto. Fantastico, fantastico. Ah, non ho capito cosa ci sia di fantastico, però lo accetto. Lo apprezzo anche. Lo faccia. Ok. Bene. Allora, hai fatto tutto già? No, devo andare a prendere la treasure. Non avevo la chiave e adesso sì. E adesso l'ho appena tenuta, quindi treasure room. Che cos'è? Yay! Fruit cake. Rainbow effects. Ma che cazzo? È simile alla $3 bill che abbiamo preso ieri. Ok. L'abbiamo presa ieri? Sì. Sì. È un pochino meno potente, perché l'unica cosa che fa è cambiare gli effetti delle lacrime, non le stats relative alle lacrime stesse in base agli effetti. Che è figo, perché gli effetti a volte possono essere molto importanti e molto forti. Anche, guarda, per esempio, lui è esplosivo. È esploso, no? Quella era una Penny Tear, per esempio, e così via. Quindi possono essere anche molto interessanti. Sbaglio, una di quelle l'ho rallentato. Sì. Che cazzo era quella? Quella era una lacrima che fa diventare il nemico una statua d'oro. Se lo uccidi mentre è in questa forma... No, ma dai, ma stai scherzando? Andiamo a fare i patti. Beh, a me adesso servono molto più i patti col diavolo che con gli angeli, quindi va bene questo. Sister Maggie. Cioè, nel senso... Sister Maggie? Ti vuole far notare sta cosa? Magdalene Maggie. Ah. Ed è un feto, probabilmente, perché è... Tocoso rosso. Questo ci fa capire una roba. Cioè? In realtà ci saranno anche altri riferimenti con Ash a Magdalene. E probabilmente Magdalene è sì la sorellina di Isaac, ma la sorellina che non ha mai avuto, perché è morta prima di nascere, a quanto pare. Eh sì. Che cosa brutta. È Isaac. Fuck. Cosa ti aspettavi di trovare, scusa? Sprecato una bomba, no, voglio fare questo. Ok. Che cosa? Ah, sì. Ah, sì, bello. Ok. Vabbè, ho preso dei soldi con la Y. Peccato che ho sprecato una bomba inutilmente, sì. Ma... Sì. Che cazzo? Che figo comunque questo fatto. Ogni lacrima viene sparata con un effetto diverso rispetto a $3 bill. Ed è molto figo proprio per questo motivo. In alcuni casi, innanzitutto è tra virgolette, non dico meno controverso di quell'altro, perché comunque esplode, però tende ad essere un po' più affidabile come oggetto. Ma quello era un effetto di depression. Sì, non è l'unico oggetto che ha quell'effetto, depression. Per esempio c'è Holy Light, che ha quell'effetto, ed è anche molto più forte in realtà di depression. Ok, ha fatto una tipo una larva. Poi c'è scritto. Tipo la penna bianca. Non mi ricordo manco come si chiama l'oggetto in sé per sé. Quel ragnetto è tuo? Eh sì, perché l'ho sparato con una lacrima che genera ragnetti. Ragnetti, sì. Che belli i ragnetti. Facciano tanto i ragnetti. Sì, i ragnetti. Oh, questo qui era diventato d'oro e poi si era pure miniaturizzato con una lacrima successiva.
Adesso era ubriaco. Eh sì. Guarda con quale... Guardalo, sei miniaturizzato! Con quale menefreghismo tu stai spostando quel doppio cuore lì. Sì, sì. Mi fa schifo. Ho talmente tanti soul art che non lo voglio vedere. Oddio, un mini vermino! Tanto adesso non mi serve più a niente collezionare cuori. Anzi, paradossalmente... A parte che non potrei. Guarda, l'hai detto, eh. Ti ricordo l'ultima volta che cosa è successo l'ultima Vabbè, volta? Vabbè, l'altra volta ho giocato super rischioso perché volevo fare ce la cosa figa. Sì, sono tre ondate, ce la possiamo fare. Morto. Vero. È vero, ma ero anche convinto che mi avrebbe dato soltanto un danno. E invece era un champion che mi ha fatto il doppio danno. Per quello sono morto, perché altrimenti sarei sopravvissuto. Giusto. Perché era un champion. Bene. Comunque, ah! Bello. Aia. Aia. Ho preso un danno inutile. Oh mio Dio, hai preso un danno. E ho fatto anche un patto, ma non sembra. Che hai fatto tu? Avevo fatto un patto. Sì, lo so, ma nel senso che hai fatto esatto. Tu? Incredibile, ma vero. Sto andando a prendere, giusto per la cronaca. In realtà è il diavolo che ha fatto un patto con te. Il negozio, qua c'è passa l'ambulanza perché mi sono fatto male. Allora, questo è come trovare il muori praticamente, sta storia. Hai mille cuori eppure passa l'ambulanza appena passa un... non gliela posso fare oggi. Stai rappando, giù, stai rappando. Che bello. Non mi posso avvicinare tantissimo. È tutto bellissimo quando vedo quella lacrima sparata così a cazzo duro. Oh, sì. Boom. Si chiama Smite, mi pare. Cazzo, prendi la mira. Purtroppo non posso tanto farlo. Perché le lacrime hanno inerzia. E allora prendi la chiave. Bene, scusa. Chi è tu? Ah, ma un XL? Quello è un ragnetto. Che costa un cuore? Scusa? Non è un XL. Sono scemo? Sì. È che ho fatto l'altro... Va bene. Spider Candy che sarebbe? Mi genera ragni alleati. Ah, da quel pus... Da quel... come cacchio si chiama? Da quel brufolone enorme sulla capoccia? Non proprio, dalle lacrime. Sì, nel senso, è apparso non appena... Quello è un morso di ragno, teoria. Mio buon Dio. Io speravo di no, ma... E da cosa genera ragni? Boom! Esploso! Sentito proprio... Che cazzo? Ma muore? Grazie. Sì, come cazzo era? Lacrima dovrebbe rotante... generare ragni. Lacrima ma rotante forse mi sto sbagliando con un altro oggetto. Questo qui mi sa che se spawnano ragni rossi diventano blu. Allora. Sì, mi sa che se spawnano ragni rossi diventano blu. Che è anche più forte, secondo me. Perché... Beh, sì. Ci sarebbe servito su Bloodborne. Figo. Mamma mia. Ragni rossi de merda. Mamma mia, veramente gli incubi su Bloodborne. Comunque, per quante volte... Sì, ne abbiamo tipo uccisi due di incubi. Beh, adesso stiamo uccidendo altri incubi su Isaac. Boh, a me sembrano merde. Beh, forse le merde, gli incubi, le incubi sono merde, non lo so. Vuoi dire che gli incubi sono di merda, per caso? Questi sono degli incubi di merda, in effetti. Beh, abbiamo letteralmente della merda. Ah! Che cos'è quella clessidra? Ah! Eh! Per riavviare il tempo questa serve. Cioè? Non so se prenderla perché 15 monete io non so neanche se ce le sprecherei francamente perché l'oggetto che già abbiamo è figo. Allora, praticamente devi prendertelo quel soul art, dai. Tanto siamo deboli come le merde. Un po' inutile però lo faccio per il content. Ma non è vero. Ma io scherzavo. I can see forever. E che cazzo? Abbiamo trovato una stanza segreta. Un Black Lotus. Guarda che abbiamo trovato. Santo Dio. Ma che cazzo? HP up per 3. Wait, that's illegal. That's illegal, sì. Oh, madonna. E adesso voglio un altro HP up da questo, ragazzi. Non ho mai visto tutti questi cuori in vita mia. Io sì, fidati. Ma i nostri spettatori probabilmente no. Dai, la prendo. Cibo per cani. Esser HP up. Sta iniziando a sostituire i cuori... Ancora? Sì. Mio Dio. Sta iniziando a sostituire... L'ho preso per toglierlo dalla pool, perché basta oggetti HP up, per favore. Dico, sto iniziando a sostituire i cuori Soul Art con i cuori rossi. Già ne ho persi due di Soul Art, perché erano andati in eccesso.
E non li guadagni? Cioè, nel senso... Se li ho persi perché dopo 12... Dopo ma 12... si perdono! Sì, perché... Madonna, che fregatura dopo un po'. Ho capito, ma quando c'hai più di 12 punti vita, che cazzo devi fare? Hai maxato? Che cazzo è? Questo è Pestilence. Sì. E vabbè, dai, si vede. C'era anche scritto, in effetti. Però non avevo letto in tempo. L'ho visto soltanto. È ridotto piuttosto male, per cui... Presumo che... Purello, c'ha il Covid, quindi... È ma magari ci avesse solo il Covid, poveraccio. Questo c'ha tutto. Questo c'ha... Questo cura lui, questo, mi raccomando. Questo c'ha... No, no, questo è il Covid, lo cura praticamente. Un altro po'. Come Barnes. Questo c'ha la polmonite, ecco, ora non c'ha più manco la testa, c'ha la meningite, c'ha l'encefalite, c'ha il cancro, c'ha l'HIV, c'ha di tutto e di più. Può essere. Il Covid praticamente è una carezza, ecco. Hai posto fine alle sue sofferenze, fondamentalmente. Meno male, sono contento per lui. Altro patto. Che schifo, però. Che cos'è questa pala? We have to go deeper. Cioè? Praticamente all'attivazione ti apre una botola per il livello successivo. O in qualche raro caso ti apre una... Che cagata, no, non lo voglio. Perché non posso prendere oggetti, capito? Con quello. Oppure qualche raro... Beh, come se ti servissero tutti quei cuori. Qualche raro caso, è vero. Anche se noi non facciamo tantissimo danno. Però abbiamo il Rainbow FX che compensa un po'. Madonna, mi ricorda tanto Phalanx questo cosettino qui. Guarda, boom! Oh mio Dio. Guarda. Sono cattivissimo. Ma che cazzo? Sono cattivissimo. Quelli sono... Quello è un effetto che si chiama esplosivo. Oh, bene. Ed è pericoloso in realtà. Era vuoto? Ah no. One makes you small. Ottimo. Siamo rimpiccioliti. Aspetta, ma quello è un champion di un abominio con una colonna vertebrale scoperta. Perché dovrebbe essere un champion, una roba del genere? Tutte le... Praticamente quasi tutti i nemici possono essere champion. Anche stati intermedi di nemici già mezzo morti. Non so perché, non chiedere. Questo è Macmillan che ha deciso così. Era okay. Era una tinta, ok? Sì. Do you want some pillole? Why should I need some pillole? Vediamo. Per questo motivo. Pretty fly. Ottima. L'ho già spiegata l'altra volta con Sansone questa. Mm-hmm. Praticamente ti dà un orbitale. Vedi sì. Che oltre alla palla di cerotti, di pelle di pollo fatta la pelle di pollo, c'è anche una hai mosca. Hai un mini moschi. Esatto. E quella è un orbitale difensivo che ti para dalle lacrime. Range up, fino adesso stai beccando tutte pillole buone. Quasi, invece, eh? Sì, è vero. Ma tanto, anche se beccassi pillole negative, il massimo che mi può capitare in pratica è un HP down, che, capito? Frega cazzi, dici. Esatto. Giustamente. Quindi voglio le pillole buone perché... Ah, è esplosa. Ho capito perché è esplosa. No, che frega... Ah no, ok. Per un attimo credevo che quel ragnetto non si muovesse da lì. Ma dai! Che cos'è? Altri oggetti difensivi. Adesso sono immune ai danni di esplosione. Oddio! E per inciso anche ai pestoni di mamma, in ma quanto dai! Figurano come danni di esplosione. Ma dai! Ce n'è un oggetto ancora più forte, che si chiama Pyromaniac, che oltre a renderti immune ti cura con i danni di esplosione. Siano basta, cioè nel senso... BFF, ok. Tutti cioè... i miei minion diventano più grandi e fanno più danni. Ah! Sì! Sì! Cioè, quelli sono ragni a grandezza naturale? Sì! Madonna. Com'è giusto che sì! Ah! No. Sto iniziando a pensare... No, pensare... Che potrei iniziare a far vedere la Sacrifice Room. Beh sì, con tutti sti cuori si potrebbe pure fare. Re. Sì! sempre se ne becchiamo una di Sacrifice Room. C'è. C'è? L'abbiamo vista prima. Me la sono persa. No, c'è. Te la faccio rivedere dopo. Adesso andiamo veloci. Tanto piccoli Phalanx scappano. Per il momento ci serve, ma soprattutto non ci serve. Anche perché la Sacrifice Room, secondo me, prima di aver sbloccato Omega Satan, non ha molto senso. Boom. Anzi, praticamente ha senso solamente dopo. Vorrei farti notare che faccio talmente pochi danni anche d'esplosione, perché ho soltanto 3,50 di danno. Quindi un damage up adesso ci svolterebbe la situazione non poco. Vallo a prendere. A trovarlo. Cercando nelle pillole. Madonna! C'è una rarità estrema di riuscire ad avere effettivamente anche un damage up. Però è la pillola più rara di tutte. E non lo so, guarda, capiterà tipo una volta ogni 100 run. Cioè, è rarissima.
Però se ti capita e prendi per esempio un il negozio già sì, già l'ho sfruttato il negozio, e prendi qualcosa come Acid Baby per fare un esempio, veramente fai buchi, perché Acid Baby replica le ultime pillole utilizzate. Che cazzo è questo? The Husk si chiama. È una versione potenziata del Duke of Flies che spara anche ragni e proiettili. Non è un champion però. È soltanto una versione più forte di un altro boss. Vabbè, lo accetto, lo accetto. Non è proprio un damage up nel vero senso della parola, però applica un effetto ogni due lacrime, che ne spara una più cattiva. Oh, Curse of the Lost, tipo questa, vedi? Lacrima rossa, lacrima blu, lacrima rossa, lacrima blu, e così via. Le lacrime rosse ovviamente fanno un danno aumentato. Va bene. Mi ha abbracciato. Adesso questo è un piano doppio, giusto? Quindi non era neanche quello. Non me l'ha convertito in un ragno blu. Strano. No, questo non è un piano doppio, questo è un piano dove io non ho la mappa. Ah. Sì. Curse of the Lost. Oh, e questi invece cosa cacchio sono? Guarda, non lo so, sembrano ricuciti. Non lo so, guarda, ti giuro. Ma, che culo! Stanza segreta. Ah, grid? Come grid? Ma era il negozio questo? Non che io sappia. Grid ha questo effetto collaterale che quando ti colpisce ti fa cadere a terra alcune delle tue monete. Ok, aspetta. Una cosa per volta. Ti fa cadere a terra alcune delle tue monete, ma ne manca sempre una all'appello, perché lui è grid, avarizia. Bastardo. E quello cos'è? Questo è un trinket speciale. Si chiama Tick. È una zecca. Oh. E fa partire tutti i boss che affronti con il 15% in meno di vita. Però? Ma non puoi rimuoverlo, perché è una zecca. Ok. Quindi non puoi più prendere altri trinket dopo che hai preso quello. Puoi rimuoverlo. Perché è una zecca. Vabbè, se non ci becchiamo la malattia di Lyme, non mi sembra qualcosa di... A meno che non prendi un altro... C'è un altro trinket che è un accendino. Uh-huh. No, accendino, scusa, un fiammifero. Sì. Se prendi quello, effettivamente te lo rimuove. È l'unico caso. Vabbè, giusto. Lo posso fare, dai. Well, that's not coming off. Comunque no, allora, non era il negozio, era soltanto una... Una stanza segreta, una secret room. Che culo! Quella che mi è capitata è una lacrima speciale. Si chiamava Science, mi pare, una cosa del genere. Che distrugge i nemici indistruttibili. Bene sì. Oh, quella è una sacrifice. E infatti ho distrutto uno dei due tizi che... No, questa qui è una cursed, non è una sacrifice. Ah, giusto. Ma tanto c'entriamo. Che fa bene. Fa bene. Soul Art. Iniziano a essere inutili anche solo l'arto sbaglio. Luck up. Range up. Sì, iniziano a essere inutili. Lei ha un culo esagerato. È vero. Madonna. Faccio pochi danni però. È sempre a 3,50. Lo so, il danno base. Ah. Bomb. Vabbè, bonk. Bomb. Oh no, dove cavolo sono finito? Mi sono perso. Quelli neri sono esplosivi. Bene. Quelli neri sparano. Ma io vedo tanti ragnetti blu. Sì, in qualche modo spawnano. Ah, quella lì era la lacrima figa. Cado. Ok. E quindi? Perfetto. Ok. Che orrore. Che orrore. Cazzo è una conchiglia. Non l'ho mai capito. Un giorno andiamo a vedere il bestiario e cerchiamo di capirci meglio, perché sì. Non ho proprio idea di molti. Una bomba. Cerchiamo la treasure room, non l'abbiamo ancora presa. Quanta bella gente. Insomma, bella. Fatti fare danno. In effetti potrebbe. Ma non ci riescono neanche, perché ho talmente tanti orbitali che che l'ho parati tutti. Che ti colpiscono nel 2000 mai praticamente. Esatto, infatti li ho crepati tutti. Che
Mamma mia. Essere così lento però è brutto contro quel tipo di nemici là. Ah, okay, dai, che culo, un altro cuore nero. Questo seed mi sa che è particolarmente indicato. Non so se nella pool di effetti della Rainbow Cake c'è anche quello che ti fa spawnare i Black Heart, perché esistono alcune lacrime che ti fanno spawnare i Black Heart, ma non mi sembrava che ci fossero, almeno sicuramente non... Madonna! Sì, non prima del DLC, dell'ultimo DLC intero. Io rimango a bocca, bocca aperta, Plus. Signori. Possiamo anche fare la sfida se... No, non ne vale la pena. Questo qui è un Mimic. Si riconosce in basso, sì, a destra. Sì, in basso a destra c'ha... Dalla chiazza. E questi? Di morte. Questi si... Ah, sono a me poi. Si chiama Teratoma, se non ricordo male. Teratoma? Ce n'era un'altra versione... No, era un'altra versione Teratoma, scusa. Sai cos'è un Teratoma? Sì, è un tipo di tumore brutto. Peloso. Ma neanche troppo brutto, in realtà. Dipende da che teratoma stiamo parlando. Un teratoma generalmente è un tumorino nel quale si ha un accumulo di tessuti che non solo non dovrebbero essere lì, ma che a volte possono anche essere maturi. Quindi trovi questa, magari a livello dell'intestino, trovi questa palla in cui all'interno ci sono dei peli, delle ghiandole, a volte anche dei denti. Lo so, è per questo che si chiama teratoma, dal greco che significa mostro. Sapevo io. Teratos. Non l'esplosione? Le prendo queste quattro chiavi? No. Perché non mi servono. Ce ne ho già quattro. Vabbè, però hai sei bombe, che ti frega. Più importante avere sei bombe che otto chiavi. Sì. Me. Che ci devo fare con otto chiavi? Ci apri otto porte. Non le trovo nemmeno otto porte. Adesso devo trovare la porta del boss, a proposito. Capirai. Io non ricordo dove... Capito, mi sono perso perché non c'è sto cazzarola di... Va bene, allora vai a destra. Ci siamo già stati. Vai a destra. Fidati di me. Ah no, non ci siamo già stati. Tu non ti... Porca la puttana, Siano. Scusa. Ok, lo ammetto, ho il senso dell'orientamento di un piccione. Perché hai fatto lo scout piccione. Sono un piccione. Piccione. Ok. Però, qua sopra... Però... Qua sopra ci siamo già stati. Quindi... Sicuro che c'eravamo già stati qua? Eravamo stati, sì, soltanto che non ero passato da quest'altra parte della stanza. E ho notato. È il tap. Ancora. Io... Cioè, ma sei vergognoso. Guarda. Ok. Cosa? Ho usato l'oggetto, tanto per farlo vedere. Tra poco arriviamo a non poter avere cuori blu. Non è una buona cosa, una volta ci ho perso per non poter avere cuori blu. Perché? Perché droppavo solo cuori blu e non droppavo cuori rossi. Perché nei piani più avanzati è molto più difficile droppare cuori rossi rispetto a questi piani qua. E quindi sono morto pieno di cuori di slot vuoti. Mamma mia. Bruttissimo. Ok. Che cosa? Lo prendo così, tanto per... Praticamente con questo puoi immagazzinare... No, perché l'ho fatto, dovevo bombardare... Niente. Puoi immagazzinare cosa? Posso immagazzinare cuori rossi che cadono a terra. Oddio. Cioè, oltre alla vita che c'ho. Dici non sia mai che mancasse qualcuno. Quello non era. Tanto per overkillare. C'è una chat. Uey! Allargate sta cam, dicono. Te l'avevo detto. No, questa cam. Allarghiamo sta cam, sì. E allarghiamo la cam. Però peccato che a destra si vede poco. Lo so, vediamo un po'. Aspetta. Ah, ciao Chinotto, no? Matteo. Allora. Siamo minuscoli. Do you like that? Mettila in basso. Aspetta. Però così mi copre la chat. Aspetta, voglio vedere se... Mettila in basso. Ahia, mi è successo un casino. Aspetta un attimo. Che combinato. Niente, ho risolto. Il problema è questa, chatbox. La chatbox, teoricamente, adesso perché ci scrive poca gente, ma arriverebbe sopra al nostro... La metto in alto la chatbox. Eh beh, sì. Allora, scusa, sta succedendo un po' un disastro, ok. Ecco, meglio? A posto? Ti piace? Ok. Questo non lo posso prendere perché molto un trinket. Molto meglio, dicono. Perfetto. Allora, un trinket, ricevi?
È un trinket, ma non lo posso prendere. Perché? Perché c'ho la zecca. Oh, giusto. È per quello. Perché è una zecca. Perché è una zecca, come abbiamo detto prima. La motivazione, guarda. Non la puoi togliere, perché? Perché è una zecca. Non la puoi togliere, perché è una zecca. Giusto. Esatto. Ma c'è proprio scritto nella descrizione questa cosa. Cioè, che c'è scritto? Voglio leggerla. C'è batti scritto, la mega merda. Well, poi... that's not coming off. C'è scritto nella descrizione. Ok. Giulio è andato in tilt, va bene. Beh, non viene via. No. Vai, prossimo. Wow, 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 attenzione. Questo che cos'è? Loki. Si chiama così. Oh, è vero. Il piccolo Loki. Che evoca piccoli moschi. Il piccolo Loki fatto appositamente... per evocare piccoli moschi. Esatto. Per piccoli moschi e il loro Loki. Il loro Loki. Il loro Oki, visto che gli sto per fare malissimo. E vabbè, scusa. Vabbè, ma dai, ma così... pure una siringa. Speed up. Speed up. Ok, 1,25 ci piace. Oh, e sì, direi che ci piace anche questo. Che cazzo. Il coltello di mamma. Yeah. Cioè, trasformi le tue lacrime in coltelli? Adesso ho un coltello che posso usare a piacimento. Ah. E tirare. Al posto delle lacrime. Ed è fortissimo, uno degli oggetti più forti del gioco. Ciao. Grazie, Adelo. Gentilissimo. Dunque, quindi che cosa ha in più delle lacrime il coltello? Lo vedrai. Fa più male. Fa molto più male. Che cazzo? Guarda quanta vita gli ho tolto. Aia. Pardon. Ah. Eh? Ah. Ora, non è che abbia tantissima vita Pin di suo, però... ne devo passare sotto, vabbè. Hanno vita un po' rotto il cazzo, sai, ecco, morto. Ottimo. Ops. Pillola. Luck up. Abbiamo due di fortuna. Vediamo un po' come aumentano i drop di conseguenza. What? Bombardiamo la donation machine. Anche se in realtà potevo donare talmente tanti cuori. Tanto non ho bisogno di altri soldi. Ah, bombardiamo tutto, vaffanculo. Cazzo, ce ne frega. Questo ci piace perché... ridendo e scherzando eravamo rimasti leggermente a corto di... mi sento perculato. Mi sento perculato. Ah, in più passa attraverso ovviamente, quindi anche quelli lì non si possono molto difendere. Madonna! Capisci? Liscio. E biece. Boom. Mamma mia! Mamma mia! Ehi! Ma è illegale quel coso? Sì, è fortissimo. Per questo costa due cuori, capito? Ma ben spesi, direi. E la descrizione è stab, 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 stab. Esatto. Ed è il coltello che abbiamo visto nella intro. È una rappresentazione di quel coltello. Oh! Eh sì. Ah, giusto. Cioè, aspetta, tu tieni il coltello così? Sì, e loro... e questi ci si schiantano? Sì. Ah, e ovviamente gli effetti si attivano pure. Gli effetti del Rainbow Cake. Hai visto il... la luce che veniva dall'etere. Esatto, c'è soltanto una cosa brutta, che prima o poi questa run qui nello specifico finirà. So, ma non è neanche la run più overpower, non si avvicina nemmeno alla run più overpower che ho fatto. Lo so, però sicuramente è piacevole. È bella, è divertente. È piacevole, esatto. È divertente. Giocare Isaac così diventa un altro gioco quasi. È divertentissimo. Il bello di Isaac è che ti spinge a cercare questo tipo di run. E sicuramente Magdalene è un personaggio... Zabordo! Zabordo! No, non hai afferrato... sì! Non hai afferrato la JoJo reference. In realtà l'ho fatta anche io contemporaneamente a te. Sì, però tu l'hai detta malissimo. L'ho detto malissimo, è vero. Che cazzo! Perché è Zavarudo. Zavarudo dice, sì, è vero. E dico Zavurdo, non so perché, vabbè. Perché sarebbe la storpiatura giapponese di The World. Io ho fatto la storpiatura della storpiatura. Quindi. Storpiatura, storpiata, dello storpiamento scalappiato a sinistra. Uno scappellamento a destra, bro. Gioca! Te la ricordi, Joker? Sarebbe? Poco. Joker forza la creazione di un pazzo, di un patto col diavolo, con l'angelo, a seconda, giusto, è vero. A seconda delle... le probabilità. Ma porca... Ti giuro, inizio a incazzarmi. Vabbè, questo è un HP down.
No, è Amdrau. È positiva pure questa. Cioè? Sono solo pillole positive? Amdrau si rallenta la stanza. Rallenta tutti i nemici nella stanza. Non dovrebbe tipo rallentare te, cioè, se stai dormendo. No, eh. E quello cos'è? Teleport. Ma sì, dai. Ci fai un cazzo. Usiamo questo. Il coltello paura non ne ha. Ma il nemico sì. Giusto. Eh beh. Fa anche bene, direi. Porca trota. Oh. Mamma mia. Vabbè, io sto fermo, tanto che... Ecco. Cioè, capisci? Le stabbate. Aspetta, aspetta. Quelle belle. Occhio dietro. Ah, no, è vero. Quello lì tanto fa il contorno, sì. Perfetto. Madonna. Quello lì segue il contorno della... Perché, secondo te? Seguono una logica malata, oppure... Ma io penso che sia sempre una questione di level design. In realtà. Cioè, non è tutto quanto riconducibile a lore come in un Souls. Questo è il punto. In The Binding of Isaac c'è molto poco di spiegabile in realtà. Ok, sicuramente più utile di quello che... Oddio, è vero, ma questo qui non è quello che le genera. Niente. E allora... Cosa fa, invece? Mi permette di avere due carte che posso intercambiare. Ah... Beh, oddio, carino. Che e cazzo? Noi bombarderemo questa slot machine, no? Perché? Perché non ci serve la slot machine. Prendiamo questo cuore per divertimento, lo mettiamo dentro la jar, fatto. Giusto. E doniamo a sto punto. Sì, quanti cuori può contenere quella jar? Mi pare 10. Ok, store upgrade livello 1. I prossimi store saranno migliori di quelli precedenti. Abbiamo donato 40 sfottiliardo di monete. Un gazziliardo di monete e quindi... Possiamo andare. E... Madonna mia, dai, ma su. Ma di che stiamo parlando? Mamma. Guarda. Ma che cazzo? Ma davvero? Sì. Scusa, mi sto facendo ferire. Cioè, gli hai tolto metà vita senza esserti mosso? Sì. Ma non ti vergogni? Un po' sì, in realtà. Ah, allora tutto a posto. Allora. Finito. Io direi, visto che non c'è apparso il patto, gioca. In cui prendiamo questo. Ai. Cioè? Abbiamo sbloccato Krampus. Cioè? Il trappolozzo. Guarda, merito di cuori. E abbiamo incrementato l'attacco, che è la cosa fondamentale. Pure la velocità, sto 1.85, piotto come una bestia. Che cos'è Krampus, scusami? Krampus è un boss come Grid, che capita casualmente, come Grid nei negozi, no? Che è un boss che capita casualmente al posto del negozio. Krampus è un boss che capita casualmente al posto del patto col diavolo. Ed è molto più forte di Grid, per intenderci. Il Krampus è un demone di, diciamo, nella cultura germanica, che punisce i bambini cattivi e li mangia. E... Il nostro uomo nero, praticamente. Sì, e porta il carbone, come la befana noi se è stato cattivo. Porta il carbone? Sì. Perché mangiare i bambini era troppo poco. Esatto. Non mi ricordo se... Però adesso non mi ricordo esattamente la cultura, se... Cioè, aveva a che fare con il carbone, sono sicuro. Tanto che un oggetto che droppa Krampus è proprio il carbone. Piccola domanda, non ci avevo mai fatto caso, ma... Questo dungeon si chiama Uterus. Utero. Sì. Sì. Non è quello che penso, vero? No, no, è quello che pensi. È quello che non vorresti pensare, ma che pensi. E tu a cosa pensi? A quello che pensi tu. Non credo. Tu dimmi a cosa pensi e ti dirò se la mia mente... Guarda la magia, guarda la magia! È diventato un cuore. Lo prendo. Cosa è diventato un cuore? C'era la moneta prima. Oddio. Che tristezza. Comunque, cioè, siamo all'interno. Terno di mamma? Sì. Per questo che sfidiamo il cuore di mamma dopo. Perché siamo all'interno di mamma? Non ne ho idea. Credo che faccia sempre parte della follia di Isaac, ripeto. Molti di questi... Ah, di nuovo sta stanza. Che capperi. Molti di questi... Diciamo, in realtà, nemici, piani, cose... Non hanno una spiegazione... forte a livello logico, ok? Ci sono soltanto la lore formata solamente da una serie di collegamenti tra una cosa e l'altra che si vedono, ma non tutte hanno un senso logico alla base, capito che voglio dire? No. Esatto.
Esatto. Come esatto? È proprio quello. Temo che non sia così semplice. Non è semplice. E allora cos'è? È casino. Aia, mi sono fatto male. Vabbè. A ogni cuore nero esploso io schiocchierò le dita. Così, per sfizio, giusto per vedere l'effetto. Che fa? È pure ruttato, bravo. Sì. Ok. Tanto tra abomini del genere un mio rutto è come il Covid su Pestilenza. Preso altri due cuori, non si sa mai. Non si sa mai, quelli che ci abbiamo sono pochi. Esatto. Dove siamo? Ok, Diglett. Dovessimo incontrare Satana, almeno siamo ben equipaggiati. Ok, fatto. Hai paura di subire danni, Siano? Sì. Ma io sto giocando come si dovrebbe giocare, poi se devo giocare male... Guarda che Isaac non perdona, eh. Se giochi male lo capisce, lo fiuta. E ti scanna anche. Preso. Vorresti dire che adesso ti ha dato tutti questi bei boost perché hai giocato bene? Ecco. Vedi quanto ci vuole poco ad esplodere? Vero, infatti guarda che la vita che ho è comunque tantissima. Se trovo altre monete se trovo altre monete gliele regalo, così mi prendo altri 2 HP up. Siamo mai quelli che ci abbiamo so pochi. Due chiavi. Sì. Ah. Boom. Preso. All. Mamma mia. Madonna, un cuore nero. Cuore nero. Che bello. Grazie, Isaac. Cervelli. Ok. Cervella. Le cervella. Oh no, vai, preso. Sì, ma dove Carlo è il... Ok, qua. Questo. Cosa? Il boss. E quei cuori lì? Va bene. Vabbè, però siamo, se te le cerchi. Vabbè, sto stronzo. Che cazzo Daddy Longlegs. Il papà. Te lo ricordi l'oggetto che abbiamo preso? Sì, esatto. È lui. Questa è la versione nemica di... Sì, esatto, è lui. Ah. E la cosa bella è quando hai quell'oggetto e c'è lui. E si peste i piedi a vicenda, è fighissimo. E non riesci a capire chi è chi, praticamente. Esatto, ma neanche tu riesci a capirlo. Eh no, è quello, è così. Tu non riesci a capire chi è chi. Guarda un po'. Ci hai convinto. Pretty Fly. Sono altro. Due. Adesso c'ho uno schermo completo intorno. Infatti non ti vedo neanche più. Non fosse per il coltello, perché poi quel coltello dritto così. E quella cos'è? War of Babylon, l'ho spiegato ieri con Eva. Il problema qual è? Che non si attiverà mai. Perché. Quando si attiva? Questo si attiva soltanto quando hai mezzo cuore rosso o meno. Quindi. Cambia stanza. Cambio stanza, sì. Ui. È fortissimo, però, perché è come l'effetto del libro di Belial, ma perenne. Che cazzo è? Policephalus è un boss. Policephalus? Sì. Vai con le stabbate. Fatto. Vai con le stabbate. So tagliare perché... la cacca a fette comunque è bello. Non so eh? Perché, ma mi ha fatto ridere. Sì, infatti. Divertente. Attenzione. Vai. E la Madonna. Madonna mia. Ho aperto tutto. Fratello, sfornato. Quanti cazzo di cuori? Vai col cuore di mamma. Madonna mia, ma dai, ma è illegale una cosa del genere. Cioè, ti sei avvicinato e gli hai fatto un terzo. Sì. Quando tu dicevi non moriamo stavolta, l'ho presa sul serio. Meno male. Va bene. Mi ha rotto il cazzo però. Ah, sì, è vero, mi ero dimenticato, ma il cuore di mamma può effettivamente fare del male anche ai suoi... Ok. Ah, non ci è capitato Satana, peccato. L'avrei sfondato.
Sì. Va bene. Ok, ce la siamo cavata in scioltezza. Ipecac, porca puttana. E siamo a 6. Siamo a 6. A questo punto chi c'è rimasto? Kaino, Azazel? È rimasto Kaino, Azazel, Eden. Eden. Poi 9. Dobbiamo sbloccare questi altri due. Quindi di Apollyon. Yeah. E come si sblocca? La Lilith devi completare tutto con Azazel e va bene. Mi voglio. La grid mod con Azazel, che è questa. Apollyon è un, diciamo, più avanzato come personaggio, perché si sblocca battendo. Allora adesso non me lo ricordo, perché i punti interrogativi indicano o Ash o il Blue Baby. Ok. Che è un tipo di nemico anche lui. Mi pare battendo il Blue Baby Apollyon si sblocca. Ma anche se fosse Ash, per il momento non ci riguarda. Poi me lo guardo per bene. Kaino, andiamo? Che ore sono? Per te, che altro? 9:30. Beh, c'è tempo. Sì, è vero. Mezz'ora. Bene, almeno perlomeno Kaino fa danno a sto giro. Who am I? You are Siano. It's me! Siano! Basta. Beh, questa è una trollata. Sì. Come prima. Fai saltare in aria quello stronzo. Sì! Ok, bombe. Sì, bombe. Sì. In genere qua c'è una tinted, peccato che sto giro non c'è. Grotto. Ok. Aia. Preso. Sì, vabbè. Siano, ti ricordo che non sei Madeline. Hai un cuore e mezzo adesso. Vabbè, sti cazzi. L'ha detto, eh? Signori, l'ha detto. L'ho detto, sti cazzi. Ah, oh, bello, ho sprecato tutte le bombe. Ho dimenticato. Va bene. Vai! Vai con la tinted, l'ho vista. Bomba pure cuore, io. Hai visto? Vedi che non te fidi, che fai un po' schifo. Blu. C'è una porta. Sì, ma non l'aprirò. Andrò prima al centro di massaggio, sì. Room. Alla spa vado. Perché una treasure room dovrebbe chiamarsi spa, scusa. Non lo so, era tanto per... Abbiamo già visto questo oggetto. Devastante, ragazzi. Bene, oggi Isaac mi sta dando seriamente una mano. Vediamo. Io non riesco veramente a credere. Vediamo se culo. Riusciamo a arrivare al culo alla che ha quest'uomo. Veramente. Per vedere se. Ormai, in teoria, dopo aver preso. Perché l'altra volta abbiamo sbloccato Everything is Terrible. Mm-hmm. Probabilmente ce l'ha sbloccata il gioco. La boss rush. Quindi adesso proviamo ad arrivare in 20 minuti a ammazzare mamma. Non il cuore di mamma. Mamma. Oh no, però è abbastanza un cliente scomodo lui in questo momento. Ok, ci ha fatto un bel po' di danni in realtà sto maledetto. Va benissimo. Va benissimo. Tears up più shot speed up. Quindi adesso spariamo come una mitragliatrice. Vai, vai. Come se non ci fosse va. Ah, labirinto. Cioè no, non labirinto, non riesci a... non hai sì, la mappa. Sì, non ho la mappa. Per fortuna è un piano ancora abbastanza corto. Tinted e dime soprattutto. Boom. 10 monete. Lo so, però se non la fai esplodere. 20 monete. Siamo, ci servono delle bombe. Vero. Se vado al negozio ne compro una. Ok, per fortuna almeno faccio anche un po' di danni ad area che male non fanno. Cioè, sì, fanno male effettivamente. Lul. Ah. Lau. Posso dire lau. Siano, tu puoi dire il cazzo che ti pare. Oh sì. La live è la tua. Cosa mi stai dicendo? Spara! Yahoo! La live!
un granché, ma ce lo faremo piacere. È una bomba in realtà. Giusto. Boom. Ma che... Aspetta, 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 andiamo. Molto bene. Che cos'è? Questo... È una ricarica portatile. Praticamente sì, ogni tanto mi carica... Ogni tanto mi droppa batteria o mi ricarica un pochettino la cosa. Non ho altre bombe. Ah, devo prendere quell'altra, che stronzo che sono. Ho sbagliato, vabbè. Ogni quanto ti ricarica? Quando i nemici la colpiscono. Ah. Oppure quando svuoto una stanza, a volte... Non è sempre detto, ogni tanto si attiva l'effetto. E se non ricordo male ti dà anche la possibilità di accumulare più energia. Cioè di andare oltre le tre cariche. Così quando la consumi ti ritrovi quelli in eccesso. Tutti l'Harry per te. Non fa niente. Ah. Tutti l'Harry per te. Va bene. Hai ucciso i piccoli l'Harry. Vabbè, questa ma roba cos'è? Ma mi dai due oggetti di cappi. Allora giù. Sì. Porca. Il piano è questo. Sono due oggetti di cappi su tre. Ma rimarrei con un cuore solo. Con mezzo. No, perché mi toglie il container partendo da quello che ha meno vita. Quindi rimarrei con l'ultimo cuore intatto. Ok. E... Tu sei sicuro di beccare il terzo oggetto di cappi? Quello abbastanza, in realtà. Ok, prendi. Ma rimanere con un cuore solo è rischioso. Va bene, lo faremo. Questo oggetto comunque ci dà il 50% di chance... di non morire quando moriamo, quindi risponeremmo. E questo è bene. Questo è bene. È il collare di gappi. Occhio, ok. Adesso entriamo con molta cautela. Mamma mia. Però spari a mitraglietta a profusione praticamente. Eh sì. Hashtag mitraglietta a profusione nucleare. Certo, se lo colpisci sarebbe meglio. Perché quello lì è un champion che respinge proiettili. Ok, fatto. Adesso dobbiamo cercare assolutamente delle tinte drog perché ci servono i soul art. Eh beh sì. Allora hai bombe. Ah no, aspetta. No, ce l'ho, c'ho il bombardone. Hai il pompino. C'ho il bombardone. Vediamo se era questo l'oggetto. No, non era questo l'oggetto che mi... Che mi... Ok, i prosciutti. Ce n'era uno simile. Quei prosciutti mi sa sparano. Che era la car battery che mi permetteva di avere più cariche. Non era questo. Si assomigliano tutti sti oggetti. Va bene. No. È riuscita. No. Non disastro è... totale. E vabbè, è andata male. Dai, rifacciamo. Niente oggetti di gatti, eh. No. Andata male. Andata male, purtroppo. Ha colpito un champion. Sì. 5 monete gratis. Poteva resuscitare anche, ma abbiamo avuto sfiga. Ah, questo esplode! Ti ha fatto tipo malissimo. Quando il gioco dice sfiga, è sfiga, quello è pure un champion. Brutto cliente, pure lui. E mori? Vai. E questo cos'è? Soy milk. Latte di soia. Questo è uno degli oggetti più controversi del gioco. Guarda il danno. Ma guarda il tears up. Allora, sto provando sentimenti contrastanti. Esatto. Esatto. Il discorso qual è? Questo oggetto in realtà può essere fortissimo come debolissimo. O no. O no. O no. In questo caso. Ok. Mi piango Madeline. Eh sì. Magdalene comunque. Quello è un champion. Se mi tocca sono morto. Non mi toccare. Non mi devi toccare. Ok. Qui non c'è scritto asilo nido. C'è scritto porco siano. Eh? Eh?
Porco Giuda! Ho preso un colpo! Scusa! Porco Giuda! È stato incredibilmente divertente, aspetta. Va bene, non fa niente. Andiamo avanti. Oddio. Mamma mia. Vabbè, dove andrà così, fratelli? Comunque, hai capito perché è incredibilmente... T'hanno sbragato male, fratelli. Sì. Hai capito perché intendevo dire che era controverso quell'oggetto? Penso. Vabbè. Madonna. Che bellezza. Madonna mia. Si scappano. Ma che te scappi? Oh no. Moschina, su, vieni qua. Bra. Ok. È un profumo quello? Sì. Mom's perfume. Cioè? Ogni tanto fa una lacrima che impaurisce. Ok. Evidentemente gli faceva schifo Isaac, il profumo della madre, non lo so. Oppure si impauriva, molto più probabilmente, perché sentendo il suo profumo, sapeva che era vicina. Penso che sia questa la lettura, in realtà. Ha senso! Ha senso? Per senso? Eh sì. 30 senso. Ma senso? Adesso ci ho pensato. Ok. Ok. Ti è letteralmente cagato sotto, te l'ho letto nel, sì. Nel ginocchio, te l'ho letto. Nel ginocchio, sì, pure il ginocchio si stava cagando sotto. No, no, il ginocchio stava mandando allora? Un odore proprio poco gradevole in questo momento. Ah. Sì. L'hai pulito? Il tuo, non il mio. Appunto, l'hai pulito, dico. No, perché dovrei pulirti il ginocchio? Perché sennò continuerai a sentire brutto odore. Puliscilo tu, è il tuo ginocchio. No, sto giocando, scusa, Ma tanto devi morire un'altra volta, l'abbiamo capito. Ma... Prendi veramente il cuore. No. Questo non poteva capitare. Mangia prima. Il cuore! Te mangia il cuore. Pugnala il cuore. Pugnala il cuore. Non pugnalare il cuore! Sicuro? È parte della ciurma, parte della nave. Aia. Appunto. Va bene, va bene, va bene. Lo prosciutto è uscito. Quella è una chiave. Sicuro? Sì. Beh, sì. Pare di sì. Ovviamente deve essere champion anche lui, se no non ci sta bene. Oh, e allora? Dai! Che palle che te lo mettono champion super resistente. Dai, su, muori un po'. Ok, simpatico. Magic Mushroom. Guarda un po'. Bel danno, devo dire. Belle stat. Ci ha aumentato tutte le stat, ma anche la nostra dimensione. Era un health up quello che ho visto? Sì, Magic Mushroom, infatti. Vedi i funghetti. 100% di probabilità di trovare un patto, ragazzone. Certo, siamo al secondo piano, cioè sempre c'è 100% di probabilità. Niente patto con gli angeli. Sacrifice room, peccato. No, perché adesso la dobbiamo. Patto con gli angeli non lo puoi avere al secondo piano. Oh, allora, lì c'era una tinted, ma non la prenderò mai. Sai questo, vero? Sì. Perché ha proprio nulla di andarmi a far male per quella tinted. Per ora abbiamo il patto, dobbiamo preservare quello in assoluto. E quindi? Ok. Come si dice in questi casi? No. Piove merda. Piove, virgola, merda. No! Piove merda. Attenzione, una virgola. Distanza delle virgole. Esatto.
Una virgola salva la frase. 99 bombe. E anche qualche vita. Che vuol dire 99 bombe? Che vuol dire? Non lo so, ipotizza. Hai 99 bombe! Eh sì. Non è male questa idea. Adesso possiamo bombardare la gente così a profusione senza... senza problematica alcuna. Okay. E questo sventirà un po' le stanze in realtà. Chissà se l'hai preso. Penso di sì. È lento, sicuramente l'ho preso. L'ho preso. Pieno. Ecco, avendo 99 bombe prima non sarei morto. 99 bombe saltavano sul letto. Una. Poi una cadde e si ruppe il cervelletto. Una esplosa in terra e ruppe a tutti il cervelletto. Anche. Io ribadisco, quella sembra sempre di più una maglietta che salta di qua e di là. Va bene. Importante è... l'interpretazione. Esatto. Madonna. Boom! Boom. Certo, le shotto, quindi non è un problema. Cosa l'ho preso? C'ho 3 monete, quindi non ne vale la pena. Via. Larry. Più bombe. Nonna, l'ho... come si dice? Sbragato. Bombizzato. Un health tap. Carino. Adesso sì. Lord of... ok. Quella questo sembra, lo prendo. Sembra bella, questo lo prendo. Bella importante. Quella sembra bella importante. Sì, sembra bello importante. Anche perché c'ho due sola. Sono due Black Heart, sì. Quindi ne vale la pena. Lord of the Pit. E Demon si Wings. Vola, ragazzi. Si vola. 130 martingale. No, aspetta, quella è un'altra. Potrei cosa. Pure andare al negozio, in realtà. Potresti? Ma non lo farò. Bravo. Perché? Cerchiamo di muoverci un po'. Principalmente quello, mo dio. Catacombe. Siamo al piano 2? Piano... o sì. 3? No, al 3. Bene, bene. È Catacombs 1, no? Sì. Quindi è il chapter 2. Quindi piano 3. Catacombs 1, chapter 2, piano 3. Carino. Brr. Cioè, abbiamo 99 bombe, ma con queste ali non serve neanche che le usiamo. No, in realtà servirà, ma non contro questi nemici. Però di meno. Contro questi nemici sì. No, non vai serve. Collissio! Quello è un Solat. Pare di sì. Culo. Aspetta, fammi crepare questo. Ci è saltato sopra, ti immagini lo prendeva lui il Solat. Oh, che brutto. Poi si faceva pure... Super Gluttony. Wow, 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 wow. Bello. E quindi? Tanti cuori rossi per me. Non li voglio. Non è che non li vuoi, non li puoi prendere, cazzaro. Questa neanche la voglio. Bene. Questi non li bombardo perché sono immuni. Alle bombe? No, hanno scaricato l'app. Sì, alle bombe. No, non l'ha detto davvero. Aia, stavo guardando quello sopra. Woo! Attento. Perché? Perché ti stai per schiantare contro un champion a caso. Sì. Viva la pazza gioia! Viva la pappa col pomodoro! Sì, anche. Perché no? Dimmi perché no e io smetterò. Ma perché? Bravo. Ma quello! Ma bravo! Danno da champion, hai perso un cuore. Coglione. Ma perché mi devi insultare? Perché no? Perché no? Dimmi perché no? Perché sì! Ma perché dai, cioè nel senso... stai... dici, devo giocare bene, devo giocare. E poi fai ste cagate così immense. Ma io non volevo. Lo so che non volevi, ci mancava pure che lo volevi. Ma non lo so io. No, perché altro stavo aspettando che quello si aprisse. Penny Tears. Head of the Keeper. Ah. Sì. L'avevo visto già da ieri il Penny Tears, ma non ho ben capito il suo effetto. Cioè, cosa il suo cambia? Effetto è che sparando addosso ai nemici c'hai una certa probabilità che ti sponi un penny a caso ogni tanto. Ah. Quindi è bello perché sei ricco.
Ah sì, dai, buttiamo fuori, doniamo praticamente penny ai nemici, però ehi, può spuntarne uno a caso ogni tanto. Sì. Ma questa è come la monetina all'arbitro, capito? Gli adiri così e fai male. È così. Buono questo. Nightlight. Tutti i nemici all'interno della luce verranno rallentati e con loro anche i proiettili. Vedi? Perché? Rallenta anche i proiettili, non saprei dire. Cioè, in realtà lo status rallentato rallenta anche i proiettili proprio di base. Madonna, ma hai messo un verso quella cacchetta? Sì. Ma fanno in continuazione, fanno... Vedi una monetina a caso? Fa la merda. Esatto. E la merdina come lo so, stavo a fare io. E la merdina come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Va bene. Dai. Questo è giocare sporco, Siano. Sì. Non ce l'ha fatta. Mazza, ma l'ha quasi colpito. No! Esplosiva. Perché stai cagando bombe? Perché? Pretty fly. Ho già sbloccato tutto, quindi ce ne andiamo bellamente. Hollow! Porca miseria. Vabbè, esploso. Esploso con un cuore nero. Vabbè, ma in cazzo di stanza era. Vai, piano 4. Cures of Darkness e noi abbiamo la torcia. Sì. Preso. Piano, fai attenzione. Qua è tosta. Sto sul fungo, non mi fanno niente. Ok. Tosto questo comunque. Mamma mia. Proprio tosto. Ok. Qua bisogna stare attenti, perché ridendo e scherzando... Che miseria i danni che abbiamo preso. Scherzando abbiamo 95 bombe. Che non userò perché sennò mi faccio male da solo. Forse in realtà potrei anche iniziare a usarli, sì. Però devo stare molto attento. Che succede? Dove è andato Bubu? Dove è Bubu? Mori? Oh, e allora? Ok. Ma quanto può essere utile una bomba? Tanto. Adesso? No, neanche, guarda. Il fatto è che con la torcia lì... Ecco, forse adesso... No. Speravo rimbalzasse più in là. E invece. Vabbè. Poco male comunque. Non ha niente monete, eh? Poche. Però ho appena preso. Però ho preso il. Oh! Sacrifice. Yeah. Non ci interessa, abbiamo troppa poca vita. E comunque ripeto. Noi siamo Magdalene. Sì. Oh mio Dio, è enorme quel coso. Stava per farmi un danno, maledetto. E due. Mi ha salvato la torcia che ha rallentato il proiettile e l'ha fatto cadere. Questo è bene. Molto, perché sennò mi avrebbe scannato letteralmente. Ai ai ai. Ah, so che ancora continuare. Quindi? Vogliamo esplodere? Bellissimo! Boom! Qui! Boom! Beh, queste stanze si risolvono così, eh? Con 99 bombe si abbracciamo. Esatto, ok. Me ne ha pure ridata una appresso.
Mi sta incazzato quel ragno. Pure io sono incazzato da come l'ho tritato. Io pensavo fossi Siano. No. Mi sono evoluto. Questa non è nemmeno la mia forma finale. In incazziano? Incazziano. Bello. Di Gaza. Era quello che mi dicevi l'altra volta. Sì, eccolo qua. Ogni tanto spara queste lacrime scintillanti che, se colpiscono un nemico, fanno l'effetto della luce. Depression. In realtà Holy Light è uscito prima come oggetto, quindi è Depression avere lo stesso effetto di Holy Light. Eccolo qua. Mamma mia. Molto interessante. Non trovi? Mi va da una trambata, un altro po'. Mamma mia. Un altro po', senza... Oh, vedi? Cosa noti? Cosa noto? Di diverso. Che in realtà noi l'abbiamo già visto prima, però... Non ci sono più due oggetti. Ce ne sono tre. Mm-hmm. Dov'è la fregatura? Non c'è fregatura. Ho donato alla donation machine. Eh sì. E quindi adesso... Ah, giusto, hai migliorato il negozio, certo. Non ho oggetti attivi, non mi interessa quell'affare. Lo prendo più per disperazione che per altro. Bomberone. Questo lo attiviamo dopo, non adesso. È un oggetto attivo, ma ha un uso singolo. È praticamente un consumabile, ma è fortissimo. Adesso ti farò vedere di cosa... Larry. Cosa è capace questo oggetto simpaticissimo. Sì, però Larry, vieni qua. Ma che cazzo? Mangia. Cioè, si è mangiato la bomba. Sì. Letteralmente. Oh mio Dio. Ma no. Come no? Latte di soia? HP up ci sta, no, bene. Colazione. Questo è il latte normale. Oh, Krampus. Eccolo. Proprio lui, ah! Pericoloso Krampus, eh. Quanta vita. È tosto. Tosto. Tira delle bombe, allora. Ho paura di farmi malissimo. In realtà lo rallenta, vedi che bello. Ma non gli ha fatto un cazzo. Ma come non gli ha fatto un cazzo? Ah! 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 Papa! Niente. Però testa di Krampus. E non la posso prendere, che c'ho mamma mega. Non la posso buttare così. Che cos'è la testa di Krampus? È forte, sì. Praticamente fa una croce di Brims, di quei raggi rossi che hai visto. Ah. A volte girano. Ah, non mi sembrava che facesse così schifo. No, era forte. Però adesso preferisco tenermi questa. Perché adesso ti faccio vedere. È il boss? No, l'ho fatto. Quello era il boss. Era Larry. No, Larry. Perché... Ah, infatti. Larry, ma in realtà era Chubb, si chiama. Bene. Allora, io adesso attivo Mamma Mega. Esplode tutto. Ah. Adesso vedrai in che modo possono esplodere le cose. Non esplodono semplicemente facendo boom? Non sto incontrando nemici, però. Plof. Questi erano nemici. Mamma mia. Infested. Range up. Bene. Questo lo bombardiamo. Ma soldi! No, con quel faccino lo bombardi. Cacchine. Erano due caccone, sono diventate due cacchine. Quindi non sono esplose. In realtà sono esplose le caccone e si sono decomposte. Guarda. Mamma mia. È vero, vale la pena. Ci credo che è un consumabile, sarebbe effettivamente illegale avercelo. Sì. Bam! Oh, bello, ho sbloccato un trinket. The door stop. Cioè? Il fermaporta. Ah. Praticamente, quando ce l'hai, ti mantiene la porta da cui entri aperta senza dover usare una bomba. Ma tutte le altre regole rimangono pari. Cioè, se non finisci la stanza devi... Spider bite. Yeah. Però forse è questo quello che spawnava i ragni. Non me lo ricordo. Sono tutti uguali questi oggetti, una certa. Ma no, dai, questo è bellissimo. De Ludovico Technique. Eccola qua. Che cazzo. Questa è la citazione a Arancia Meccanica, chiaramente. Niente, la mia lacrima diventa questa.
che io posso comandare a piacimento e farla permanere sui nemici come e quando voglio. E diciamo la sua velocità scala in base al range e alla velocità delle lacrime, cioè proprio il parametro velocità. Ed è un oggetto molto forte che ha delle controindicazioni chiaramente, ma molto forte, veramente molto forte. È uno di quegli oggetti che se hai la giusta lacrima, noi ce l'abbiamo perché abbiamo 7,35 di danno, possono letteralmente, questo lo prendiamo, non mi ricordo mai che cavolo servisse, possono letteralmente svoltarti una run. Proprio da un personaggio scarso a un personaggio devastante in un click. Perché l'ho presa? Tanto non mi interessa. Qui lo faccio. Questi fuochi rossi qua, questi viola, sono come i fuochi azzurri. Però l'unica differenza è che ti sparano contro lacrime e inseguimento. Ah, vabbè, sono dei piccoli Mace Wind, in poche parole. Sì, lo accetto, va bene. This is... Mamma mia. Divertente. Come e? Cos'è quella carta? Due di cuori. Two vase. Boom. Raddoppia il numero di punti vita, cuori rossi, che ho a disposizione. Sto cazzo è lungo sto piano. Ovviamente non è un HP up. Quindi se tu, per esempio, adesso ho tre cuori, se invece di avere tre cuori ne avessi uno e mezzo, uso two vase e lui mi dà un altro cuore e mezzo. Ah, comodo. Questo è XL perché, capito? Quindi usata molto bene la bomba. The Magician, figo, ma non ci interessa. Lasciamo il suo Vars che ci dà protezione. In questo momento ci può... Cioè, oddio, in questo piano specifico non ci serve neanche tanto, ma in generale... Quello è il nemico. Oh, 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 che fai, che fai, che fai? Ok. Io ho menato, scusa. Io volo. Ma wait. That's fucking illegal. That's very illegal. Ah, ok, là ce n'era una che non ho esplorato. Quanto ci scommetti che sta... Ah, è vero, volo, appunto. Porca paletta. È scomparsa la mappa. Però ho capito dove sta tanto il boss. Quindi adesso andiamo a trovarlo. Bene. No, dai, questa non ci serve più di tanto. Non andrò al negozio per fare prima. Andiamo qua. Non era qua? No, mi sono perso. Oh, fuck. No. Qua? Ok. Sì. Perfetto, questo. Allora, l'ho trovato il negozio, ci vado. Oddio, in realtà potrebbe anche essere utile, però questo è più utile. Praticamente alcuni drop, la maggior parte in realtà, vengono sostituiti da sac, invece, che danno drop multipli a loro volta. Quindi figata. Amnesia no. Ah, questo non ci piace. Tanto ho ancora due di velocità. One Mix Small ci piace. Ci piace anche questo. Oh, finalmente sono ritornato ad una dimensione decente. E allora? Ok. Madonna mia, quanto è illegale sto personaggio. Ah, più che il personaggio è illegale la... La bomba, sì, lo so. La bomba. Ma anche il personaggio è forte, fidati. Madonna, gli hai dimezzato la vita soltanto entrando. Sì. Beh, non che non se lo meritasse, eh. Ciao, mamma. Ehi, mamma. Ah, è vero, quella sblocca anche la boss rush. Me l'ho dimenticato. È vero. Ehi, mamma. Che taglio. Mi compri i biscotti? Come no? Niente da fare. La cosa non finisce qui. Spero ci sia qualche fan dei Simpson che ci guarda. Sicuramente c'è qualche fan dei Simpson. Capito? È come dire qualcuno a cui piace la Nutella. Per carità, esistono pure persone a cui non piace, ma devi scavare veramente a fondo.
finisce così? No, dai. E mori po'. Perfetto. Quello che voglio farti vedere adesso. Belly button. Che cazzo c'è lì a sinistra? È la boss rush. Cioè? Ovvero un completion mark che ancora non abbiamo ottenuto. E cos'è quell'affare lì che penzolo? È una schifezza, non lo prenderò mai. Sono tutte schifezze? No, in realtà questi sono molto interessanti. Allora, questo è il D7. Rirola, risorteggia i nemici all'interno della stanza. Completamente a caso, che significa che possono capitarti cose stupide, come nemici potentissimi devastanti, quindi no, fa cagare. Questo? Questo è Toxic Waste, tipo qualcosa del genere. Praticamente le tue lacrime rilasciano una puzza verde per terra che danneggia il nemico quando ci cammina sopra. È molto forte. Quanto schifo non fa? È forte. Questa? Crea delle bombe che a loro volta creano ragni. Cioè, quando sparando bombe crei ragni. Abbiamo 99 bombe, ti prego, prendila. Potrebbe essere un'opportunità. O si appiccicava. O era quella che si appiccicava? Sticky Bombs. Sai, non mi ricordo. Forse era quella che si appiccicava. Me la guardi quella lì? Sticky Bombs? Non mi ricordo se era Sticky Bombs. Questo è un problema. Item o trinkets? È un item. Sono tutti item questi qua che stanno sul piedistallo. Questo qui invece è Chemical Pill. Cioè? È un danno. Fa damage up, insomma. Praticamente è come il Blood Clot, l'occhio nero che abbiamo visto prima. Allora. Non mi ricordo se era Sticky Bombs. Ricordami il nome, perdonami. Mi pare Sticky Bombs. Sticky Bombs, ma non ne sono sicuro. C'è anche la ricerca, se vuoi. Vabbè, ci sto. Sticky Bombs. Ci dovrebbe essere il disegno dell'oggetto. Non è apparso? No, pare di no. Dovrebbe apparire sopra. Aspetta, metti la versione per desktop del sito. Aspetta, faccio una cosa veloce. Vabbè. Qualcuno in chat se lo sa. Sticky Bombs. Eccolo qua. Più 5 bombe. Vabbè. Le bombe si attaccano ai nemici e spawnano 2-4 ragnetti blu. Abbiamo 99 bombe, ti prego, prendila. Salve. Che cos'è quel merdone? La sto facendo per te. Guarda, te le uso proprio. No. Vai. Ogni colpo rilascia tutte quelle merdine? Sì. Punto primo. No, che... quelle sono le sue merdine. Sì, lo so, ma punto primo, che schifo. Sì, si chiama Brownie lui. Mio Dio. Penso che avrei capito. Che schifo. Ah, adesso fischietta? Sì, è diventato. Oh, da... i ragnetti. Quello è un mostro meccanico. Mostro 2, abbiamo già visto. Sì, sì, è vero. Arancia meccanica, mostro meccanico. Tutto meccanico. Allora. I teratomi. E poi non era questo. Questo era fistula. Scusa, teratoma è un'altra versione. Simile a questo. Una fistula. Sì. Fondamentalmente una fistola è un collegamento tra organi lì dove non dovrebbe esserci. Fondamentalmente una sorta di formazione di canale tra un organo e un altro. Ah, bello. Normalmente ci sono all'interno degli organi hai i condotti oppure i condotti o eventualmente qualche collegamento particolare formato da tubuli, ok? Un esempio banale è un dotto che collega il pancreas con il duodeno. Una fistola è la formazione di un meccanismo di collegamento tra un organo e un altro che è del tutto innaturale e patologico. Fondamentalmente si forma una sorta di canale che collega un organo con un altro. Ma duodeno perché è doppio? Non ho mai capito questa cosa. Fingerò di non aver sentito, Sam. Nel senso, mi chiedo.
Chiedo. Aspetta. Chiedo. Questo è saltato sopra. Che bello, si è suicidato. Geniale. Si è proprio spappolato da solo. Vabbè, ma tu ci stavi sopra, ci stai volando. Lo so. E stavo volando apposta lì in realtà, però lui genio comunque a saltarci sopra. Che cos'è quella palla nera che ti sta venendo addosso? È la morte. Com'è la morte? No, è una roba sparata dal nemico che la devo distruggere! Muori! Ah, giusto, c'ho le bombe, me l'ho dimenticato. Tieni. Ma li spawna i ragni? Ma non li spawna i ragni? Ma che cazzo mi hai fatto prendere? Giù! E li hai colpiti i nemici. Aia! Occhio, hai preso danno. Ho visto! Non riesco! Mi countera sto stronzo. Perché io non riesco a prenderla quella la merdina nera lì che mi insegue. Muori. Oddio mio. Che orrore. Posso dire che orrore? Sì, lo puoi dire. Ma a che cosa consiste la boss rush nello specifico? Oltre che a far fuori una quantità industriale di boss. A far fuori una quantità industriale di boss. A che pro? Al pro di ottenere il proprio completion mark. Oh. Eh sì. E un altro oggetto bonus, oltre a quello che abbiamo già preso per iniziare la boss rush stessa. Bene. Boss rush stessa. È carino, si guardava intorno alla serie. Che cazzo è? Guardalo! Muori! Morto. Fatto? Ah no. No, quello no, è un po'. No. Che razza di boss è quello? Questo si chiama Infamy Mask, se non ricordo male. E vola. È formato da un cuore e da una maschera. La maschera è immortale finché non distruggi il cuore che la controlla. Dopodiché la maschera diventa mortale solamente se le sparite dietro. Ma, ah. Noi abbiamo la lacrima volante qui, quindi non dobbiamo avere grandi problemi. Aiuto! Oh, ma deve fare il modo di fare le cose, questo! Beh, sì, è un boss, insomma, sta facendo soltanto il suo porco lavoro. Mi pagano per questo! Pare di sì. Che cazzo? E quello cos'è? È letteralmente un angelo? Sì. Perché un angelo? Questo è uno di quegli angeli che si possono ottenere bombardando la stanza del patto degli angeli. È importante per ottenere le chiavi per andare a ammazzare Mega Satana. Eh sì. Aio! Rinunci al patto degli angeli? Bene. Questa è la tua scelta. Ora ti prendo a legnate. No, in realtà il bello è che lo puoi anche prendere il patto degli angeli. Facendolo sta cosa. Quello è un ragno enorme. Sì, è un ragno enorme che si è andato a suicidare. Quello è un Larry cretino. Quello si chiama Chad. Per me sono tutti Larry. Ma che divertente il nome Larry, vero? Tu sei... razzista verso tu i Larry. Sei Rob. Tu sei razzista verso i Larry. No, veramente no. Anzi, preferisco i Larry. Ti metti? Porca puttana. Oh no, The Adversary, questo è brutto. Usiamo Death. Cioè? È un mass damage, praticamente come... come... quando squatta un cuore nero. Aia! Solo a comando. È una carta che consumandola ti fa quello stesso effetto. Che bello, sei andato a spiaccicare su. Porca puttana. Ho usato The Lovers per caricarmi la vita. Ero arrivato a metà dei cuori rossi. Muori? Stronzetto. Minchia, ti stavano facendo nero. Ma sono tosti questi, eh. E questi sono boss avanzati anche. The World. The World. Mamma mia, Siano. Siano un cazzo, stavo andando di là. C'ha l'inerzia, lo sai, Isaac. Quell'angelo è esploso! Che cazzo è sto coso? No, vabbè, ma io... The Gate si chiama. Ho visto di tutto oggi. Bello, ha ammazzato l'amico suo. Ha spawnato una moneta? Quelle sono le Penny Tears. Cioè le lacrime a forma di moneta. Quello è particolarmente incazzato, mi sa che è War. Quello è War, sì. No World, War. Non si dice World, lo sai bene. Lo so. Dice Bardo! Ah, non mi insegue. Ah, coglione. Ah, altro mi corca però. Ok. Tutta colpa di quel cavallo di merda.
Via. Cavallo! Cavallo! Perfetto. Mo sta capoccia qua. Morì. Fatto. Non finisce mai più. No, sul serio, quando finisce? Tanto tardi, sono parecchie wave, non le ho mai contate in realtà. Oddio. Sono, ma credo di essere arrivato quasi alla fine, e questo mi ricordo che era uno degli ultimi. Vabbè, per fortuna c'hai le ali. Bravo, ma bravo. Funziona sempre sta tecnica, infatti volare per affrontare la boss rush è veramente top. Prima uccidiamo lui, che è pericoloso rispetto ai Larry che volano. Non muore mai, quanta salute c'ha sto maledetto. I volerri. I volerri. Bravo, mi hai fatto ridere. Ora torna nel gulag. Esatto. No, ma come? Ci stavo tanto bene fuori dal gulag. No, è il gulag, no. L'altro occhio di Caino? Eh sì. E che cos'è? Guarda che figata qua. Uccello morto. Yeah, è uno degli oggetti che abbiamo sbloccato grazie a Eva. Di cui Eva tra l'altro è portatrice già dall'inizio della partita. È figo, perché appena ti danneggiano questo uccello si sveglia un corvo e fa picchiare i nemici. Bene, direi che fermati. Direi che possiamo prenderci una piccola pausa. E tra poco ricontinui. Ragazzi, io vi devo lasciare. Abbiamo sempre i soliti problemi di coprifuoco. Ma non vi preoccupate. Di copyright, no. Aspetta. Vabbè. Dicevi. Guarda, siamo in pochi, se no aprirei una votazione per farti prendere a schiaffi sulla faccia. Sono sicuro che vincerei. Comunque, allora ragazzi, mi raccomando, restate sintonizzati. Torniamo. Sì. Il nostro Siano torna tra 5 minuti. Si prende a schiaffi da solo. Mazza, già ci sono. È stato per me sempre bellissimo, ragazzi, veramente. Sempre tanto divertente streamare con il Siano, anche quando gioca lui. Sto grattando lo sopra. Ci penso io, vieni qui. Ecco fatto. Non ho neanche bisogno di votare. Ok. Ragazzi, ci vediamo dopo la pausa. Mi raccomando. Tanto vorrei farvi notare il completion mark lì. Giusto, la stellina. Stellina. Della boss rush. Bravo, bravo, sì. Bravo. Bene. Come è giusto che sia, signori, con me ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, stay tuned, il Siano torna tra poco. Stay piccione. Esatto.